Signorina, buongiorno. Ciao, Amio. Amio? Amio. Ma lei è? La prof del corsivo. Madre di Dio, ma non è stata cancellata dall'universo? Il corsivo è diventato una lingua ufficiale. Sì, nel suo cervello. Calmati, Amio. Non mi chiami Amio, lei non mi... No, lei non si permette, però, non si deve permettere, no, di chiamarmi Amio. Tranquilla. Patente libretto comunque. Patente libretto. Patente libretto. Libretto. Ho detto che mi deve dare la patente e il libretto. Tieni, ti amo. Senta, Amio, stava guidando a 90 km orari su strada urbana, come si giustifica? Io guido in corsiavo. E quindi? Vado di corsa. Ma vabbè, ma io mi uccido. Mi scusi, ma lei ci è o ci fa? Ci sono. Davvero? No, interpreto un personaggio ironico che è diventato virale sui social grazie al suo modo di parlare. E volevo dire a quei cari leoni da tastiera che mi definiscono stupida che io non parlo così nella vita reale. Però questo successo sui social mi ha permesso di guadagnare quanto guadagno un calciatore di Serie A. Brava! Sono commosso! Anch'io! Non è vero, non ce ne frega un cazzo. Perché ha questo assizio? Ah, mio, sta per fare la collaborazione del secolo. La moda del 2022, il corsiavo. E la moda del 2023. Che sarebbe? I maranza! E i maranza no, però! Bella, bro! Fra, mi avete tolto la patente, mi sono dovuto adattare. È chiaro. Ciao, bro. Ciao, Amio. Ciao, Fra. È chiaro. È chiaro. È chiaro. È chiaro. È chiaro. Basta adesso, basta, per l'amor del Signor Gesù. Va bene l'aumento del carburante, va bene la crisi climatica, va bene il grande fratello VIP, ma il maranza col corsivo no! È troppo tardi, bro. Ormai è nato. Che cosa? Il maranziago. Ed è già in gravidanza, bro, bro. Sono arrivato in maranza. Ma che fa, balla? Arrivati Marandia! UFO! Alieni, se esistete, eliminateci! Caro! Oh, no, guardi! Sto scherzando, signor Alieno, la prego! Mi scusi! È chiaro! I Pantellas. Commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao!